Questa per noi era quasi un bivio perché dopo 4 gol presi e comunque una classifica così corta poteva lasciarti dei strascichi un po' negativi. Ma la squadra oggi ha dimostrato in due giorni di tempo che tantissimo orgoglio e tantissima umiltà e vuol dire che vuole continuare con determinazione la strada che comunque ha seguito fino ad oggi. Ma penso che abbiamo avuto qualche sbavatura nel primo tempo. Secondo me soprattutto perché c'era ancora qualche scoria alla partita precedente. Dopo 4 gol presi, ecco, il nostro tipo di gioco che ti porta comunque a non buttare mai la palla, un po' di paura c'era. Abbiamo anche comunque dei ragazzi giovani, perciò l'importante è che continuiamo a fare le nostre cose. Anche una sconfitta poteva metterti dall'altra parte del tabellone e cominciare ad arrancare a cercare di far punti per forza. Abbiamo avuto veramente una grande prova di orgoglio e di umiltà. Questo vuol dire che, come ho detto prima, la strada è quella giusta e quella che vogliamo mantenere. Un Parisi così determinato, quanto aspetta una chiamata da parte della società per il rinnovo del contratto? Ricordiamo che sei in scadenza. Il mio obiettivo è quello di continuare a fare bene come sto facendo e poi se ci sarà da parlare lo farò a quattro occhi col Presidente.